Ciao ragazzi, top! Benvenuti in questo nuovo mukbang estremamente porcelloso. Ne vedete delle belle. Iniziamo con la pizza. Buonissima! Mi sono messa il cerchietto di Halloween, ragazzi, spero che vediate bene. Nulla. Pizza, salame piccante e peperoni. Poi ci sarà il dolce e vedremo che cos'altro, insomma, vediamo quello che riesco a mangiare, insomma. E mega selvaggio, però berrò l'acqua perché bibite no, ragazzi. Il braccio va meglio, però lo tengo ancora fasciato. Ecco qui. Una delizia. Buona vigilia di Halloween a tutti, ragazzi. Cosa state facendo? Dove siete? Siete fuori? Sicuramente andrete fuori domani. La farete la maratona horror per quelli che sono più che piace di più viversi la casa? Io farò maratona horror a iniziare da stasera. Adoro. Ma una bontà sta pizza. Veramente. Ragazzi, qualcosa di top e yeah. Oggi non tanto, ho messo il centro tavola, la zucca qua. Devo metterci le pile. Ma quello devo fare tutto uno styling. Qua c'è questo, lo scheletro. Che c'ha paura mio marito, ma l'avrete visto già nel vlog di mio marito. Se non l'avete visto, vedetelo perché vi fa vedere un po' di cosina. Io ragazzi, la crosta non la mangio, non mi piace. Guarda che bella fetta, ragazzi, mamma mia. Amore, Sì. E portate l'acqua, per favore. l'ho messo in freezer perché l'ho messo da poco. Questo mukbang sarà super estremo, ragazzi. Perché è un mukbang di Halloween. Che bontà! Adoro. Ogni volta è sempre più buona sta pizza. Buonissima. Dai, raccontatemi qualcosa, consigliatemi qualche serie TV horror oppure bella, o qualche film bello da vedere. La pizza va mangiata con le mani, ragazzi. Con le posate un sacrilegio. Mamma mia. Che bontà. Mamma mia. Adoro. Qualcosa di wow. Comunque ragazzi, buon appetito, buon pranzo, buona cena, buona ricreazione, buona merenda, buono spuntino di mezzanotte, buona colazione. Buon happy hour, buona pericena, buon quel che vi pare, buon spuntino di mezzanotte, buona mangiata di Halloween, boh,
Se mangiate, fate la mia compagnia. Fatemi sapere voi che cosa avete mangiato o cosa state mangiando. Bontà, bontà, bontà. Questa pizza è proprio buona. Vabbè. Mangio come una selvaggia. Quanto tempo, che buona. Cioè, avevo voglia di mangiarmi sta pizza da non sapete quanto. Però no, aspetto la vigilia di Halloween per mangiarmi la pizza. Devo fare un bel mukbang super porcelloso. Mangiamo, mamma mia. La pizza è presagliata dalla pizzeria, me la sto strappando con le mani. Per chi volesse questa informazione. No, ma che cos'è? Che cos'è sta pizza? Io adoro la pizza, cioè, muah, la bacio anche. Tanta roba. Mamma mia. Mia mamma e mio marito invece si mangeranno il pollo lesso con le zucchine e le carote. Devo dire, brava mia mamma e bravo anche mio marito perché ragazzi, amiciuice, soprattutto del canale di mio marito e ragazzi e ragazze, mio marito ha praticamente perso 8 kg, se non sbaglio. Bravissimo. Sono fiera di lui. Poi vedete la pesata. Bravo, bravo, bravo. Vedete anche la mia di pesata, eh? Già che ci stiamo sfacchiamo una cosa, un mito. Quando dite che io sono bugiarda perché non dico secondo voi, ma devi dire che non sei a dieta, che non stai facendo la dieta. Perché dici che sei a dieta? Sei a dieta da 800 anni, ma sei sempre uguale. No, ragazzi, se andate indietro nei video, vedete che io ero dimagrita tantissimo. Poi è successo quello che è successo. E ho ripreso i chili. Poi mi sono messa a fare una dieta. Ovviamente non una dieta drastica, una dieta dove piano piano sto dimagrendo, ve l'ho già dimostrato con la pesata. Vi ricordo che io partivo da un peso di 153 kg. Poi, quando vi ho fatto la prima pesata, era 147, mi pare. Poi vi ho fatto un'altra pesata che era 142 e comunque è tutto lì, le leggi ci sono. E vedrete la prossima pesata, vedrete, sommate insieme i chili, li sto perdendo. Ovvio, non sto mangiando, ovviamente non sono un esempio da seguire, lo dico sempre, ci sta, lo dico perché è così. Io mangio, solamente mangio sano, ragazzi, proprio faccio poi comunque, quando faccio il mukbang, mangio cose che mi piacciono, oppure magari. Sicuramente faccio più di uno sgarro, certo, però non mangio in modo allucinante, quindi non vedo perché io devo dire che non è vero che faccio la dieta, quando comunque è vero. Io ho sempre detto che la sto facendo piano piano piano, in modo che anche se lentamente perdo il peso, ma non lo riprendo, come aveva fatto mio marito che, boom, tutto di colpo era sceso e l'ha ripreso con gli interessi. Adesso sta facendo diversamente e sono veramente contenta e fiera di lui. Comunque buon appetito, Grazie, amore. buona, quindi un amore. Grazie. Facciamo vedere Grazie, cosa mangi? Luciana. Fai vedere? Ah, ti ho servito mia mamma. Guardate cosa mangio Mamma. io, ragazzi. Bravo, bravo, amore, brava mamma, che anche lei ha perso altri chili.
Sto perdendo anch'io, eh. Che se sembra, lo so che da fuori può sembrare impossibile. Come sai, diciamo? Ma vi assicuro che è vero. Quindi, se volete dirmi che sono bugiarda, perché mi invento la dieta, pensatela pure in questo modo, non mi interessa, ragazzi. Ma basta che l'importante è che so io cosa faccio. Comunque, bando di ciance, ragazzi. Ma quanto è buona sta pizza, grazie amore. non è tanto freddo però. Non mi è lo stesso, non si fa freddo. Pare che oggi sia arrivato il freddo, ragazzi, è arrivato veramente il freddo. Vedi tu, Luciano. Grazie. Buon appetito anche a voi, ragazzi. Ultimi due pezzi rimasti, fa tutte le croste, me ne mangio. Questo cerchietto ce l'avevo già dall'anno scorso, quello nuovo lo vedrete domani, perché ovviamente adesso che è Halloween ci dobbiamo mettere le cose da Halloween. Vediamo se trovo il mio. Dovrei trovare una maglia di Halloween. Vediamo se domani ho per il video della zucca. Stay tuned. Peperoni veramente, mamma mia. Questa è la mia nuova pizza preferita. Prima mangiavo sempre quattro formaggi bianca con funghi e rucola. Buonissima, eh. Questa qua è eccezionale. Cos'è com'è invece? Questa è sale piccante e peperoni. Benissimo. Adesso la prossima portata. Allora, ragazzi, ho un booster in mano. Qui abbiamo la porchetta, mozzarella di bufala, torta brownies. Ci sta, ci sta. Non l'ho fatto, ma mangio così, è buonissimo. Vi segnalo che i booster dell'Eurospin sono buonissimi, mamma mia. Confermo. È molto meglio dei vuoi, eh. Mi sono ricredute, costano 99 centesimi, quelli grandi. Io li uso per farli o nella piastra, piastra, padella, mi apro il biscotto, che faccio cuocere, che si possono mangiare. Così, col ketchup cotti, oppure mettere nel panino con i crauti da senape, oppure nel panino con semplicemente il ketchup, fare gli hot dog. Che bontà! Guarda che selvaggio questo mukbang, ragazzi. Ora la porchetta, questa qua è Gigolos, è veramente buona. Confermo. Molto buona, la tagliare sottile. La prima fetta, ma mangio così, cioè, proprio come una selvaggia. Poi, mozzarelline ne mangio solamente una, due e tre, dai, una così. Chiudo. Voilà. Adesso, vedete che buono. Così avvolgo la mozzarella nella porchetta e mangio tutto.
Anche il pollo mangio tutto, tranne le ossa. Ci siamo? Siamo mangio così? Anche queste qua sono delle rospine, mozzarella di bufala, casco italiani, buonissime. 3,29 euro. 3,19 euro. Ce ne sono tante, guardate. Mangio proprio oggi la fettina. Basta. Metto via. Nel maiale. La torta brownies, vediamo com'è. Ovviamente mangio una fetta piccola perché ho mangiato già tanto. Che buon profumo. Cos'è, una torta? Sì, niente ragazzi, assaggiamola. Bevo un po' d'acqua, sto per esplodere. Bene ragazzi, mi metto una forza al coltello. Wow, che consistenza! Oh. Beh, una fettina piccola per gradire. Così ragazzi. Andiamo. No, vabbè. È buonissima. Ha una glassa di cioccolato sopra, buonissima. No, ma è ancora un piccolino. Poco, ma veramente, mamma mia, è buonissima ragazzi, cosa che faccio schifo, sto facendo veramente schifo insomma, come non lo so, ma niente, è Halloween, vigilia. Mamma mia, buonissima. Bene ragazzi, non ce la faccio più. Alla fine la fetta non è che è stata tanta, vedete? Buona, 2 euro qualcosa, se c'è ancora prendetela, ve la consiglio. È troppo troppo buona, mamma mia. Sembra di alta pasticceria. Comunque ragazzi, ovviamente non rifate la casa di mangiare in questo modo perché non fa bene. E mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto il mukbang, se vi ho fatto compagnia e che cosa avete mangiato. Bacio a tutti quanti e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!